Quest'anno è veramente un libro, una pubblicazione di 260 pagine, perché nel 2023 sono entrati nuovi 5 comuni nel progetto, che voglio ricordare: Cartoceto, Monbaroccio, Mondolfo, Isola del Piano e Piobbico. Quindi 21 comuni che hanno affidato alla nostra associazione l'incarico della promozione, e noi utilizziamo veramente tutti gli strumenti per promuoverla. La cosa interessante è che quest'anno, con l'ingresso di Mondolfo, si completa la fascia costiera della provincia di Pesaro Urbino, da Gabice Mare, Pesaro, Fano e Mondolfo Marotta. Abbiamo poi deciso di dedicare la chiusura di questa pubblicazione a Pesaro Capitale della Cultura 2024, la natura della cultura ben evidenziata da questa bellissima foto del Colle del San Bartolo, che caratterizza un po' l'offerta turistica di Pesaro e di Gabice Mare rispetto al piattume della Romagna, insomma. Ci fa molto piacere, quindi tutti i comuni della costa sono all'interno dell'itinerario della bellezza, comuni che hanno tanto da offrire, soprattutto per quanto riguarda il nostro litorale, la bandiera blu, e quindi ecco, ci tenevamo anche noi ad esserci. Tra l'altro l'anno scorso è stato un anno importante per Mondolfo e Marotta, perché abbiamo registrato il record di presenze turistiche, il record del nostro comune, e ora lavoriamo per la prossima stagione, e sicuramente entrare all'interno dell'itinerario della bellezza ci permette di stare all'interno anche di diverse fiere europee, quindi è un modo in più per promuovere il nostro territorio. Pieno di iniziative, voglioso di turismo e anche pieno di cultura, oserei dire, perché se partiamo dal nostro Beato Sante per il principio del Cammino della Fede, per scendere fino al nostro borgo medievale, io oserei dire rinascimentale, proprio per quello che ci aspetterà in futuro e gli investimenti pronti sul territorio, ci possiamo inserire di gran petto e di gran carriera in un percorso che riguarda tanti borghi della nostra provincia, tanti borghi della nostra regione, e che valorizza un territorio che parla al plurale, come la regione stessa si definisce, le Marche, fatta di borghi, fatta di realtà, fatta di cultura e fatta di turismo. I dati del 2022, come noi avevamo già preannunciato in una conferenza stampa all'inizio dell'anno, sono estremamente positivi. C'è stato un aumento del 22% delle presenze turistiche nella nostra regione. La provincia di Pesaro Urbino si conferma la provincia al top in termini di presenze, però c'è la necessità di maggiore promozione in Italia e soprattutto all'estero, perché ancora la fascia di turisti stranieri che vengono nella nostra regione è estremamente bassa rispetto alle potenzialità e rispetto ai dati delle altre regioni. Quello che ho notato anche rispetto allo scorso anno è stato questo grande entusiasmo che ruota intorno alle Marche, che ruota intorno alla sua offerta turistica. Quindi vuol dire che tutti gli sforzi fatti in questi anni di messa a terra delle energie e delle risorse per riuscire a fare rete, per riuscire a creare un itinerario che permetta di conoscere tutte le Marche, quindi i suoi borghi, e di essere quindi ambasciatori delle Marche stesse in fiera, ha avuto risultato. Finalmente possiamo constatare non solo l'entusiasmo che ruota attorno alla nostra offerta turistica, ma anche l'entusiasmo delle persone, che vuol dire: oh, però le Marche, funziona bene il brand Marche. Quindi noi diciamo sempre che le Marche sono una regione al plurale, quindi una regione che merita proprio per questo di essere promossa con tutti i suoi interlocutori, a partire dagli operatori economici, quelli turistici, a partire dalle agenzie di viaggio, associazioni di categoria. Confcommercio investe sul turismo da anni, veramente veramente anni, una delle prime a volerlo fare, che quando diciamo, le forze erano contrarie. Ora che finalmente tutti remiamo dalla stessa parte, questo è il risultato, un grande entusiasmo e una regione che non è più anonima, ma è una regione che si fa far conoscere, promuovere, che ha delle eccellenze che meritano di essere conosciute.